Eravamo rimasti. Prefazione alla presente edizione. La modernità liquida rivisitata. Quando più di 10 anni fa cercai di analizzare il significato della metafora della liquidità in rapporto alla nostra attuale forma di vita, uno dei misteri che più mi assillavano, sottraendosi tenacemente a una soluzione, riguardava lo status della condizione umana liquido-moderna. Era forse questa un'anticipazione, una versione iniziale, un presagio o un indizio di ciò che sarebbe accaduto? O non piuttosto una fase di passaggio, transitori e contraddittori. No, scusate, transitori e temporanei al tempo stesso incompiuta, incompleta e contraddittoria, una sorta di intermezzo tra due diverse risposte, sostenibili, durevoli, complete e coerenti, alle sfide della convivenza umana. A tutt'oggi non mi sono minimamente avvicinato alla soluzione di questo dilemma, ma tendo sempre più a supporre che quello che stiamo vivendo sia un periodo di interregno, uno di quei momenti in cui gli antichi modi di agire non funzionano più, gli stili di vita appresi e ereditati dal passato non sono più adeguati all'attuale condizione umana. Ma ancora non sono state inventate, costruite e messe in atto nuove modalità per affrontare le sfide, nuove forme di vita più adeguate alle nuove condizioni. Non sappiamo ancora quali tra le forme e gli scenari attuali saranno liquefatti, sebbene nessuno di essi sembra esente da critiche, e più o meno tutti in qualche momento siano stati candidati a essere sostituiti. Ancora più importante è che noi, a differenza dei nostri progenitori, non abbiamo una visione chiara della nostra destinazione, che non può non essere un modello di società economica, politica, giurisdizionale globale. In realtà non facciamo che reagire a ogni nuovo problema. Siamo in piena sperimentazione, brancoliamo nel buio, cerchiamo di ridurre l'inquinamento da anidride carbonica smantellando la centrale elettrica alimentata a carbone e sostituendola con centrali